Allora, usiamo quindi il nostro sistema di simulazione, simulativo sperimentale, per verificare appunto, per replicare più che altro l'esperimento che fece Boyle. Boyle, abbiamo detto, studiò i gas ad una condizione precisa, temperatura costante. E mantenendo te la temperatura costante e mantenendo costante la stessa quantità di gas, le uniche due grandezze rimaste che mi possono variare sono la pressione e il volume. Quindi Boyle studiò come variava il volume e la pressione, e come variano fra di loro il volume e la pressione, mantenendo la temperatura costante e la quantità di gas costante. Quindi per prima cosa introduciamo 50 particelle nel nostro recipiente, introduciamone solo 50 per non avere numeri troppo grandi di pressione, usiamo l'unità di pressione giusta del sistema internazionale, cioè il Pascal, in questo caso il kilopascal. Poi abbiamo qui queste opzioni, possiamo mantenere costante la temperatura. In questo modo la temperatura non cambia. Però se operassimo a 300 Kelvin, come è settata la temperatura in questo gas non è un gas ideale, quindi si discosterebbe troppo dal nostro sistema perfetto di gas ideale con le particelle che hanno un volume molto più piccolo del recipiente, quasi trascurabile, diciamo, rispetto al recipiente, e hanno pochissime interazioni fra di loro, se non nulle. Abbiamo detto che un gas si comporta tanto più da ideale quanto più aumento la temperatura. Quindi, prima di procedere, riscaldiamo il sistema e aumentiamo la temperatura quanto più possibile. Portiamola a 1500 Kelvin, se ci riusciamo all'incirca. Vabbè, 1522 Kelvin va benissimo. Allora, a questo punto l'abbiamo portata a 1522 Kelvin, operiamo secondo la legge di Boyle, secondo il sistema sperimentale di Boyle, e la fissiamo. Quindi questa non si può più spostare. Poi, certo, dovremmo calcolarci il volume, qui il volume non lo vediamo, però possiamo vedere la larghezza del recipiente. La larghezza del recipiente è 10 nanometri. Immaginiamo che sia anche 10 nanometri di profondità e 10 nanometri di altezza. In questo modo abbiamo un cubo di 1000 nanometri, cubi, ovviamente. Quindi, se noi abbiamo 50 particelle in 1000 nanometri cubi, la pressione è 3002 kPa. Vediamo che succede se riduco il volume al minimo consentito. Quindi riduco la larghezza della metà e quindi abbiamo un volume di 500 nanometri cubi. La pressione mi è salita tantissimo a 6003 kPa. Vediamo che succede se invece allargo al massimo il mio volume consentito e quindi allargo il recipiente fatto, lo porto diciamo a 15 nanometri, quindi un volume di 1500 nanometri cubi, la pressione è scesa a 2001 kPa. Quindi già possiamo dire qualcosa. E se io aumento il volume, diminuisce la pressione. Se io diminuisco il volume, aumenta la pressione. Vediamo se possiamo dare una relazione matematica precisa. Allora, queste due grandezze sono sicuramente inversamente proporzionali, in quanto se aumenta una, diminuisce l'altra. Quindi vediamo come varia il valore del prodotto delle due grandezze. Quindi qui abbiamo 500 nanometri di volume e 6003 kPa di pressione. Quindi 500 abbiamo 3.001.500. Adesso portiamo il volume a 10 come abbiamo fatto prima. Ecco, quindi abbiamo 10 nanometri, 2994 kPa, quindi 1000 di volume. Quindi ci viene 2.994.000. Portiamola a 15.
Quindi con 15, quindi 1500 abbiamo 2001, facciamo 1500. Ci viene nuovamente 3 milioni e 1500. Facciamo un'ultima variazione, mettiamo a 6, a 8, quindi 800 per 3762, ci viene un valore un po' più alto, 3.900, 3.900.000. Allora, considerando che questo non sarà mai un gas ideale, comunque possiamo stabilire una regola matematica ben precisa, cioè che il prodotto P per V si muove sempre attorno allo stesso valore. Se questo fosse veramente un gas ideale, cioè con particelle che non interagiscono per niente fra di loro e con un volume che è praticamente infinitesimo rispetto al volume del recipiente, otterremo sempre lo stesso identico valore. Essendo comunque una procedura sperimentale e non essendo questo un gas ideale, non verrà preciso al 100%. Quindi la legge di Boyle cosa ci dice? Che il prodotto fra pressione e volume mi dà un valore costante, quindi P per V uguale a K, cioè uguale a costante, ovviamente se mantengo costante la temperatura, se la temperatura non cambia. Ma perché aumenta la pressione se diminuisco il volume? La risposta è abbastanza ovvia. Se diminuisco il volume, le particelle nell'unità di tempo faranno un numero maggiore di urti contro il recipiente e quindi aumenteranno la pressione. Se aumento il volume, le particelle in unità di tempo per passare da un punto all'altro del recipiente impiegheranno più tempo, per cui non riusciranno a fare lo stesso numero di urti nell'unità di tempo, per cui la pressione diminuisce. La velocità delle particelle, anzi l'energia cinetica media delle particelle, non cambia in quanto la temperatura è stata tenuta costante.